Mostrare la moda che verrà ai compratori di tutto il mondo, questo è l'obiettivo di Moda Makers, la cui 14esima edizione dall'8 al 10 novembre a Modena Fiere sarà dedicata alle collezioni autunno-inverno 2023-2024. 27 le aziende partecipanti, confermando che l'interesse per la fiera travalica la dimensione del distretto, attraendo imprese da tutta Italia. Un interesse e una volontà di partecipare non scontati dopo 3 anni di pandemia, a cui si sono aggiunte la crisi in Ucraina, il rincaro delle materie prime e soprattutto quelli dei costi dell'energia. Sarà intanto importante che dire che c'è, perché questa è veramente la prima cosa importante. È un settore, quello di Moda Makers, che attraversa una grandissima difficoltà legata, come tutti sappiamo, ai costi energetici, legata alle difficoltà di trovare la materia prima, e questo ha influito molto sulla fiera, perché le aziende di questo settore indubbiamente ne hanno risentito pesantemente. Quindi noi avremo una fiera che sarà più piccola, lo dico subito chiaramente, rispetto all'edizione precedente. Però è una fiera che avrà comunque una connotazione importante, perché abbiamo ricevuto interesse, abbiamo espositori, molte aziende che non sono del territorio dell'Emilia Romagna, quindi questo è un piccolo segnale positivo. Finora Moda Makers è stata sempre una fiera prevalentemente del territorio, adesso comincia a allargarsi, quindi questo ci fa ben sperare, nel momento in cui le condizioni cambieranno, di poter crescere ulteriormente. I segnali dal punto di vista dei visitatori sono buoni, abbiamo già avuto numerose registrazioni di operatori internazionali e anche italiani, quindi speriamo che tutto funzioni per il meglio, perché ce n'è veramente bisogno. Un evento unico nel suo genere in Italia, che ospita le piccole e medie imprese produttrici di capi finiti di abbigliamento femminile come maglieria, confezione, capi spalle e accessori, che da quando è approdata a Modena Fiere ha acquisito anche il titolo di fiera internazionale. Moda Makers ha avuto sin dalla sua prima edizione, che si è svolta nel nostro quartiere feristico, una manifestazione con la certificazione internazionale. Questo ha consentito alle aziende che vi prendono parte di poter partecipare a dei bandi che sono stati promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche dalle Camere di Commercio locali, che sono bandi riservati alle aziende che partecipano a fiere certificate internazionali. Contiamo ovviamente di continuare ad avere questa certificazione anche in questa edizione, perché comunque, come dicevo prima, dal punto di vista dei visitatori c'è una grandissima componente di visitatori internazionali, che è quella che conta. Noi da parte nostra abbiamo fatto un grande sforzo cercando anche di proporre alle aziende, a parte dei prezzi sempre mantenuti fermi, anche delle possibilità di finanziarsi a tasso zero in 12 mesi. Quindi abbiamo cercato proprio di venire incontro alle aziende in tutte le maniere per aiutarle a prendere parte alla manifestazione. Di questo siamo molto contenti e molto orgogliosi.